risanaci, Signore, Dio della vita. Risanaci, Signore, Dio della vita. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Apriamo il nostro cuore, chiediamo che il Signore anche oggi venga a parlarci con il suo Vangelo e con la sua parola. Ascoltiamo quindi il Vangelo secondo Marco, capitolo 7, 1-13. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavatura di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo le tradizioni degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Amen. Ecco che oggi, carissimi, abbiamo visto questo episodio in cui Gesù dialoga e risponde ai farisei e agli scribi. Ecco che loro in qualche modo gli chiedono il motivo del suo comportamento, e del comportamento che lui stesso Gesù insegna ai suoi discepoli, ovvero del non rispettare tutti i precetti che loro stessi farisei avevano, quello del lavare non solo il proprio corpo, ma lavare anche gli oggetti, tenere uno stile puro, ma di esteriorità. E quindi dare molto accento, molto risalto a tutti questi atteggiamenti. Ecco che Gesù risponde a loro dicendo, innanzitutto citando il profeta Isaia dell'Antico Testamento e citando anche quei versetti dove si dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma ha un cuore che è lontano da me. Stiamo scoprendo qual è il centro del Vangelo di Gesù Cristo. Il centro del suo Vangelo è di avvicinare il proprio cuore a Dio, renderlo disponibile a Dio. Il centro del Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore, è proprio questo atteggiamento in cui noi guardiamo a ciò che siamo nella nostra profondità e lo offriamo a Dio. Quindi cerchiamo di avere un cuore bello, libero, puro, che appartenga a Lui, perché è Lui che lo plasma, che lo custodisce. E dice: non come facevano questi farisei ipocriti che cercavano di apparire all'esterno belli, di apparire giusti, ma all'interno, più volte lo dirà Gesù, erano sporchi,
non erano puliti. Ecco che il richiamo che oggi il Signore ci fa è proprio di presentarci a Lui così come siamo, senza temere i giudizi, perché abbiamo il Dio della misericordia, il Dio dell'amore, che quando ci guarda e guarda il nostro cuore, la nostra vita, sa ciò di cui abbiamo bisogno e sa e conosce le nostre ferite e non ci giudica, ma il suo amore è così grande che vuole molto di più per noi. Quindi se vede il nostro cuore che è incatenato e che cammina lentamente verso di Lui, Lui tende la mano per aiutarci. Ci vuole puri, ci vuole purificare. Ecco che quindi oggi siamo chiamati ad andare da Lui in questo atteggiamento di dire: Signore, anche se spesso voglio apparire di fronte al mondo, di fronte agli altri, bello, puro, giusto, senza macchia, migliore degli altri, io ti chiedo di purificare il mio cuore, perché è quella la parte più importante della mia vita. È proprio dentro di me, dove il Signore vuole agire in questo giorno, vuole agire in questo periodo. Permettiamo al Signore di entrare in noi e cerchiamo di allontanare quella tentazione che hanno avuto i farisei, gli scribi, al tempo di Gesù, in cui loro soltanto curavano l'esteriorità, curavano un aspetto che non era quello essenziale, quello che rispecchiava la loro personalità, la loro essenza, ma era qualcosa di esterno, però che tutti gli altri vedevano. Il Signore oggi ci chiama ad essere dei cristiani che vivono secondo la Sua parola, che vivono in questo atteggiamento di rettitudine che viene dall'alto, non viene da me. Quante volte San Paolo stesso lo dice di se stesso: è la grazia di Dio che sovrabbonda nelle mie mancanze. Quando sono debole, è allora che sono forte. Ecco che quando sentiamo che il nostro cuore cammina a rilento, è sporco e ci vergogniamo di mostrarlo agli altri, perché sappiamo come siamo dentro interiormente, eleviamo lo sguardo a Dio. Ti invito proprio in questo momento a dirgli: grazie Signore, grazie per la mia vita, grazie per le tue parole di oggi, grazie perché tu ci chiami a seguirti così come siamo, grazie perché è il tuo Spirito Santo che ci può purificare, grazie Signore Gesù perché in te la mia vita, i miei gesti, i miei pensieri, i miei sentimenti possono essere ancora più belli, più puri. Grazie perché tu mi illumini, grazie perché tu mi guidi su pascoli erbosi e sulla via giusta. Donami oggi di fare questa esperienza, di lasciarmi lavare da te, purificare il mio cuore da te. E concedimi di mostrarmi agli altri così come sono. Togli dal mio cuore l'ipocrisia, togli dalla mia vita gesti, situazioni e parole che non mi appartengono, perché io voglio essere testimone della luce e portare il tuo Vangelo a coloro che incontrerò. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, carissimi amici, quindi oggi viviamo nella libertà dei figli di Dio, dove non dobbiamo nasconderci da quello che siamo, perché siamo davvero amati, ma soprattutto salvati e liberati dal nostro Signore Gesù. Grazie che mi avete accolto, vi auguro una buona e benedetta giornata. A domani, ciao! La salvezza.